pomodoro, mi va la pappa pappa, che un capo popo popo po lavoro, a viva la pappa pappa pappa, Signore e signori, buonasera, bentornati al consueto appuntamento con Aspettando il TG. I miei ospiti di stasera sono terribili, sembrano due bambini, non fanno altro che darsi consigli, becchettarsi. Ve li presento immediatamente. Uno viene da Greve, Stefano Falorni. Eccomi, eccomi. Mi fa veramente, come dice lui, ingrullire, eh? Perché non solo adesso fa il macellaio, ma vuole fare anche il fornaio, vero? Mi piacerebbe, no, il fornaio, farlo in casa il pane, no? Farlo sì, insomma, il fornaio di casa comunque. Il fornaio di casa, mi piacerebbe, ma imparo, piano piano, non so quanto campo, Perché questa notizia, detta così, hai consultato qualche niente, astro? Piano piano voglio imparare a fare insomma, tutto. Scusami, mangiando così bene, questa carne così buona, in teoria dovresti essere sano come un pesce, Sì, sono abbastanza sano, non mi lamento. Sano come un pesce detto a macellano, non lamento, è proprio non mi lamento, il massimo. Allora, la persona con cui ha da discutere è invece il fornaio da Ortignano. Eccolo qua, Gabriele. Buonasera. Gabriele. Buonasera. Buonasera. Allora, com'è? Tu vuoi fare invece il macellaio? Sì, io a tempo perso farò il macellaio. Vediamo se ci si ruba il mestiere, dai. Allora. No, io il fornaio non lo so, ormai io non cambio lavoro. Ah, ma nemmeno io il macellaio, io devo mangiare la carne. Allora, tutto il pomeriggio così, l'uno istiga l'altro a cambiare mestiere e poi, salvo poi, contro ordine, ognuno si tiene il proprio. Meno male, perché almeno il pane buono ne ce l'abbiamo, fra l'altro Ortignano dove è esattamente? È sotto il Prato Magno, in pratica ai piedi del Prato Magno. Piccolo comune, 800 abitanti e siamo... Insomma, siamo sì, tranquilli, in paese non c'è tanta confusione, si sta, che è una meraviglia in pratica. Siamo in gioiellino. Allora, è un gioiellino Ortignano. È un gioiellino. Senti, però il forno che te hai, un forno grande, sì, ma abbastanza, che poi porta il pane anche sì, giù. In provincia, sì. Nella provincia. Nella provincia d'Arezzo. Si tant'è vero che una delle nostre... Riuscire a sbarcare anche a Firenze. Non sbarchi, sei già sbarcato a Firenze? Con il supermercato sì, ora bisogna vedere come va. Va bene, pensate, lui ha un limone antistress che da oggi pomeriggio... No, lo sto cercando di estrarre gli oli. Ah, gli oli dal limone? Sì. Facendo questo? Certo, si ammorbidisce. Beh, ormai devo dire la verità, sì, che è diventato morbidino. È un chewing gum, potremmo dire. Senti, allora, dicevamo fra l'altro che una delle nostre telespettatrici, che l'altra volta ha vinto 30 kg di pane, in parte è stata soddisfatta. Sì, ora gli devo portare l'altro perché ho avuto dei problemi. Poi in una stagione che si è lavorato molto. E ora... Sì, hai lavorato veramente tanto. Quest'anno sono stato un po'... Non sono riuscito a accontentarla ancora. Che è successo, insomma? Va bene, però l'accontenterai. Ora l'accontento. Anche perché 30 kg di pane, insomma, ciccia, a volte è tanto. Parentesi. Dovrebbe lui regalare 30 kg di carne. Madonna, uno 30 kg di ciccia? Che si fa? Si fa un dispetto? No. Un dispetto, mia, perché? Vedere, no, il dispetto a 30 kg di ciccia in casa, oggi le case sono due, ma insomma, uno, due. Insomma, tu sei nel frigorifero, Dai. 30 kg, no. Senti, torniamo invece un attimo al nostro pane. Allora, qui abbiamo vari esempi di pane. Sì. Panini all'olio, poi ce lo vuoi raccontare un attimo le varie differenze? Questo qui è pane, per esempio, questo qui è lavorato a mano. Tutto integralmente lavorato tutto a mano. È il lievito naturale. Bello, Senti, mamma mia. Non è secco. Bello, bellissimo. Non è assolutamente secco, guarda. No, ora stai attento. Non mi dovrei far male, ne taglio milioni no, al lo giorno. Lo sai che... Te... Bello, bellissimo. Questo da qui non è... Da che cosa si può capire cosa, cosa tocchi? Tieni, ti regalo questo fatto. Allora, torniamo a noi. Lui, se ha non... Ha detto morbido. Sentiamo se diceva bugie. Beh, morbido. Effettivamente è morbido. Ora, mi fa di cose che voglio dire. No, morbido. Allora, da che cosa si evince che allora, questo pane è un pane eccezionale? No, dai. Il pane, quando è fresco, è buono tutto. Non credo che ci sia un pane cattivo al mondo. A me piace, pensa anche il pane leggermente più... Raffermo, come forse dovrebbe essere questo, no? No, questo qui il consumo migliore si fa domani di questo qui. Appunto è quello che dicevo io. Oggi è troppo fresco, è il pane oggi del ancora domani. Si sbriciola. Ancora tende a sbriciolare. Ecco, ma dicevamo che ha come si chiama? Un'occhiatura? Alveolatura. Alveolatura. Piccola. Piccola rispetto ad altri tipi di pane rispetto, che invece per esempio, l'hanno molto grande. Qui.
Questo qui è molto più grande. Senti, si vede che sei abituato, ma sì, sappi che se io dovessi insegnare ai nostri telespettatori a tagliare il pane in questo così, modo, ti giuro che non farei... Perché no? No, perché qui può partire la lama e uno si fa male. Quindi tu lo stai facendo perché hai 50 anni, però ricordiamo che il modo giusto per tagliare il pane è un tagliere, se ce l'abbiamo... C'è. Appoggiare, prendilo, perché così ripassiamo, altrimenti diventiamo diseducativi. Come lo tagli il pane, Stefano? Io così, come tu dici te. Ecco, però mio babbo se lo tagliava addosso. Assolutamente, fornaio, chi ha fatto il fornaio tutti. Allora, va bene, così, ok? Pane lo taglio così io. Ecco, quindi non lasciatevi trascinare da questo entusiasmo da fornaio, perché altrimenti vi potete fare male. Quindi parlavamo di l'alveolatura è diversa, questa qui è molto più fine, è un pochino più scuro il pane, perché che tipo di farina ha? La farina è questo qui, è zero normale, come questo qui. La farina è la stessa, quindi cambia, è sempre solo farina Verna? No, questa è farina zero normale, farina zero toscana normale. Però zero normale. Bene. Allora, questo qui viene, quando è a metà lievito, viene preso da un telo piccolo e passato sopra un telo più grande per essere infornato. Ah. Sicché mentre lievita gli viene fermata per un attimo la lievitazione e poi riprende. Per questo non diventa mai tanto alto. E questo perché? C'è un motivo oppure no? No, il motivo è proprio per... Sì, no, a me se l'ho chiesto. È per dare questa forma più bassa? La forma più bassa e poi prende il sapore proprio del vecchio pane. Perché la nitride carbonica volta. Che c'è ma, dentro... Ma è la farina del senatore Cappelli? Senatore Cappelli del grano duro. Piscittino, ci si fa il pane. So che a Greve c'è il senatore Cappelli. Senatore Cappelli, vabbè, però voi a Greve... Per fare la pasta. Per fare la pasta. Senti, stai buono, c'è il Fabri che fa la pasta. Vieni qui e adesso ora ti informerai. Il senatore Cappelli è per la pasta. Per la grano pasta. Verna serve per la pasta e anche per antico. Il pane. Uno dei grani antichi di cui noi parliamo spesso. Eccolo qua, vedete in questa bella busta la farina fatta di grano Verna. Allora, poi invece avevamo questi tipi di panini che sono i panini all'olio, belli friabili e croccanti. Senti, perché, scusami, il panino all'olio costa sensibilmente di più rispetto all'olio d'oliva? All'olio, perché è l'olio d'oliva o è la lavorazione? L'olio d'oliva è la lavorazione, perché benché questi vanno presi tutti in mano uno per uno. Ecco. È lunga la lavorazione. Quella, ce l'avevi pratica, un rotolino prima per farlo? Ce l'avevo, ma il liscio glielo date o no? Il liscio lo prende da sé col vapore. È il vapore che liscia. Sì, in effetti è liscio, non me l'ero mai chiesto come si ma anche fa questo, a accarezzarlo. Anche questo è liscio però. Questo è liscio però, è fiorito. È fiorito, sì, voi. Perché è stato tagliato sopra. Ah, e l'avete fatta apposta? Certo. Perché? Perché così sfoga. Viene, questo addirittura, fiorisce. L'alveolatura, di questa, questo è un altro tipo di pasta però. Questa c'è manitoba dentro. La manitoba, io ce l'ho con la manitoba. Perché dà una bella spinta, guarda, ma non sempre la spinta, vedi? È digeribile. La diciamo che si può essere allergici, molto più al manitoba, perché è una farina ricca di glutine. Esattamente, quindi quando parliamo molte volte di certi disturbi a livello intestinale, sono associabili, quando non è celiachia conclamata, proprio all'uso proprio eccessivo della manitoba. Quindi sono questi... L'alveolatura è molto più evidenziata e più grande. Beh. Però molto buono. Senti, noi in Toscana non saliamo il pane, no. Lo sappiamo, ragioni storiche. Tu non lo sali? No, assolutamente. Si fa un tipo di pane che è questo qui, salato. Ecco. Ma leggermente salato. Però è all'olio? No, questo è pane normale. Allora, senti, scusami, sì. Mi vuoi spiegare? Perché a me questo colore qui mi fa pensare al panino all'olio. No, questo qui addirittura non c'è né olio né grasso, niente. C'è solo acqua, lievito e farina. Ho capito. Quindi questo colore rispetto a questo, questo a che cosa è dovuto? Allora, il pane toscano viene coperto. In pratica, tutte le volte che lo integliamo, viene coperto. E questa, gli viene questa crosta qui, in pratica. Questa qui, bianca. Lievitando si apre, questa rimane... Rimane, e quest'altra rimane... No, questa è sempre cotto lo stesso. Rimane, questa è crosta, cioè è già dura, non mandandogli vapore in camera quando si inforna, rimane questa parte più bagnata e questa più asciutta. Ecco, quindi questo era già praticamente, aveva creato quella piccola crosta. Quella piccola crosta. È più quando va in forno si rompe . E rimane la parte...
e questa di Il colore glielo dai vapore? Il colore, questo qui. No, questo a questo qui. Senti, noi si vuole sapere sì. come mai questo pane è bello dorato e questo è bianco. Detto, perché questo è bianco vapore? Perché è proprio il tipo di intelatura tipo e di infornatura che è diverso da questo qui. Benissimo. È il vapore che leva la farina e ammorbidisce la crosta. Ecco, invece un tempo i nostri contadini avevano soltanto questo tipo di pane. Questo tipo di pane qui. E veniva in genere fatta anche la croce. Veniva che io pensavo avesse dei motivi religiosi. No, dove stai andando? No, ma che motivi religiosi? Tu hai fatto un quadrato, certo. Però. Ah, va bene. E in realtà qui serve questa società bisogna fare quadrati, le croci non si possono fare. Bisogna quadrare il bilancio, quindi quadriamo anche il pane. Senti, e allora questo qui perché? Questo qui in pratica serve, specialmente quando c'è il lievito madre, che sì. tende a tenere tutto, insomma, a tenerlo più... il taglio lo fa sfogare. Sfoga. In pratica, il pane, secondo me, oramai tutti si mangia così, si mangia liscio, si mangia... Ma il pane quindi è bello pane quando sopra... È quando è bello... Si rompe, proprio il lievito a forza che lo rompe, lo spezza, lo apre da Beh, sé. Beh, un gesto antico poi, sì. no? Che fa sempre un gran Quello piacere. Quello mi porta quando... a me la domenica, è tutto spaccato sopra. C'è tutto... Oh, è davvero? Tutto... Davvero? Sì, piace meno, sì, davvero. Piace meno? Quello mi porta la domenica, perché la domenica, la domenica non c'è il pane fresco, me lo porta al mercatale. Per il tuo ristorante, potremmo sì. dire, perché l'antica Macellina a Falorni è bistrò, provvista anche so, di un bistrò. I ragazzi diciamo bistrò, non dire babbo ristorante. Ora, bistrò, allora, il ristorante no. Ma bistrò a Greve, scusa, non potevi dire osteria, non era più carino? Non è un'osteria perché non si mangia gli spaghetti, non si mangia, è un bistrò, è una macelleria, è un bar, gastronomia di una volta, si sta lì, certo, si cerca francese, di accogliere le persone nel migliore dei modi. Però la domenica non sei soddisfatto del pane, eh? No, il pane a Greve non c'è. No, lo compro al mercatale e quello mercatale, come diceva lui, è spacca a tutte quelle spaccature, ma non è un difetto. Senti, servilo tu da qui in avanti. Non è un difetto. E ora ci vado, ora la domenica da trovare. Va bene, allora dopo questo piccolo excursus sul pane, sempre molto interessante, ricordiamo invece che facciamo stasera. Stasera facciamo una crostata. Oh, mi piace. Cambiamo argomento. Vedo una bella marmellata che credevo fosse di more. Mirtillo. E invece sono di mirtilli. Quindi facciamo il più classico, potremmo dire, fra i dolci, quello che in casa che è amabilissimo, semplice. E poi soprattutto se avete della marmellata anche magari leggermente datata, ma che ovviamente non si deteriora, beh, uno mischia, no? No, meglio che sia datata, meglio. Però ci devono aggiungere un po' di zucchero, devono girare bene. Perché la marmellata che si fa in casa, sì. se si mette sopra la crostata, non so come mai, probabilmente non ci sono addensanti, è più naturale, però tende a sì. essere assorbita dalla crostata. Ah, a me piace, quando sì, affonda dentro... sicuramente, ma non ha occhio. Non ha occhio? No. Si vede dai buio? Basta vendere dai buio. Cos'è quest'occhio? Non ha occhio, nel senso che andando giù la marmellata, affiorando pezzi di pasta dopo, diventa brutta. Ma insomma, senti, a me piace quando si immerge giù. Sì, e... ma che sia più buona, sono d'accordo. Però ha meno occhio. Ha meno occhio. L'occhio vuole la sua parte. L'occhio vuole la sua parte. Lui ha detto non importa, va bene purché sia buona. Benissimo. Allora, con te smetti di mangiare, faremo... puoi fare un pezzo di pane, burro e marmellata? Certo. Per lui, guarda, no, io mangio la finocchiata. Con la finocchiata? No, sì, dopo allora, la finocchiata. Io direi subito di lanciare il quiz, così vediamo di ridare altri 30 euro o 30 kg di pane. Che cos'era? 30 euro e 30 kg su per giù della stessa allora, cosa. Allora, 30 euro e 30 kg di pane a colui o colei che individuerà cosa? 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 Senatore Cappelli. No, non scherziamo. Cosa no. volevi io sapere? Io lo posso fare di manzo. Tu volevi sapere quella cosa sulla rostinciana, di va bene? Di manzo. Io posso dire di manzo? Ma tu che... devi dare il tuo di qui. Ora passiamo al suo. A lui, suo. Vuoi sapere all'Amole come chiamano? La rosticciana. La rosticciana. Chiamavano prima. Ora, anche all'Amole sono tutti... Prima, all'Amole aveva un suo nome, la rosticciana, che io da ragazzo non capivo cosa volevano. Va bene, 30 kg per questa domanda e basta? Sì, non hai nulla da aggiungere? No, niente. Va bene così. Allora, diamo il via alle nostre telefonate, il numero lo vedete ovviamente lì in sovrimpressione, e sentiamo però prima che cosa ci farà il nostro Stefano. Che ci fa? Facciamo una bella faraona ripiena con gli agrumi per fare arrosto. Per fare arrosto. Bene. E arrotolata e ripiena.
va bene? Bene. Ripiena di agrumi, carne di vitella, no, carne di vitella, uova, formaggio, pane, pane. E poi si mette dentro dei fichi secchi, un pochino d'arancia, della finocchiata di Montefioralle, si fa tutta bellina, sopra li mettiamo fichi secchi e finocchiata di Montefioralle. Di nuovo? Di nuovo, due foglioline di salvia, si arma e si lega. Si arma? Sì, si arma. E partiamo. Che vuol arma, dire armare in armare gergo, vuol dire dargli quattro fili in croce per reggere la faraona e per reggere gli spaghi. Va e bene. Poi viene tutti quadratini sulla faraona. Poi ci si prova, non è detto... La faraona a quadratini, quadrato il pane, la faraona a quadratini, va bene. Senti, allora iniziamo prima con lui, va bene Gabriele, vieni qui. Quindi per faraona Dio. O gallina di Numidia, o gallina di Libia, o gallina della Guinea, o gallina... Insomma, o faraona. O faraona. Senti, la faraona quanto costa? La faraona costa 7 euro al chilo, mi sembra. Questo è un chilo e mezzo, 10 euro. 10 euro. 10 e euro. Ha si una si sta carne. Parlando di faraona in conosco, eh? Non faraona arrotolata e ripiena, perché quella costa 25. Scusami, c'è l'ingrullimento perché, da te definito perché così. Da un chilo e mezzo... La torna 800 grammi di carne, poi li rimettiamo dentro tutta la roba. E comunque per fare una faraona ci vuole mezz'ora di tempo e poi dentro la carne della faraona, che costava 15 euro, insomma, a questo punto ho capito, siamo si vende partiti a peso, da 7 euro, no? Hai detto quanto era il chilo? Ora, guarda. Mamma mia, un po' violento. No, perché violento? No, capisco. Senti, allora... Questa faraona, dovete sapere, se tu gli togliessi le zampe tutto non sarebbe meglio? Gli posso levare anche le zampe. Quasi ma, guarda, quasi. Guarda, va bene, ta-ta. Guarda, ta. Le zampe si levano, una. Ecco, tolta una. Due. Tolta l'altra. Io direi di togliere anche il collo, tanto non ci serve, collo. No? Ecco collo fatto. Si leva, guarda. Senti, la faraona è una carne... estremamente pregiata. Perché pregiata? Perché assomiglia al fagiano e al pollo, ma ha le caratteristiche dell'uno e dell'altro. Poi viene allevata sempre all'aperto, perché sennò cresce poco. Ma dice che è molto cattiva la faraona, lo sapete? È cattiva. Per cui non può stare con i polli, perché escono distrutti. Certo, e gli dà noia, è come con la quaglia, capito? Anche la quaglia. La quaglia, non ci sta la quaglia, la mangia tutto la quaglia. Però a me non mi piace nemmeno, invece la faraona mi piace. La faraona è molto carina, mi piace buonissima. C'è una bella faraona arrosto. Fatta ieri. Fatta ieri io la faraona arrotolata, sì, doveva venire i ragazzi a mangiare, poi invece è venuta solo Caterina. Gli altri Caterina è tua figlia, no? Sì, sì. Quella che fa l'archeologa, no? Cosa fa? Non ricordo ora bene. Allora, fa la comunicazione all'antica macelleria Falorni e alle aromatiche, alle ditte di Babbo, che poi non sono di Babbo, ma sono sua. Ah, ecco, quindi praticamente sei stipendiato da tua figlia, no, scusami. No, è il contrario, però... Sì, quasi, ma io non lo prendo mica lo stipendio, che vuoi lo stipendio? Che me ne fa? Sono pensionato. Ah, sei pensionato, capisco. Allora, magari tutti vorrebbero essere un pensionato come te. Allora, ora la domanda è, tu mi dici, cosa se ne fa di questa? E io ti rispondo subito. Cosa se ne fa io di questa? Io la butto via, però malissimo, si può fare anche un brodo. Allora, mandale a Bologna, dove le usano per fare il brodo con i passatelli e i cappelletti. Sì. Il classico brodo modenese o bolognese è fatto con anche la faraona, che è considerata appunto una carne più pregiata. Certamente, perché per crescere gli ci vuole di tempo e ti ripeto, vive all'aperto la faraona, vive all'aperto. Vive all'aperto, quindi ha una massa muscolare superiore a quella per esempio di un pollo, no? Sì, però... Però è meno, molte proteine, poi, è ricca di amminoacidi. Non a tutti piace perché ha carni scure. Esattamente, la pelle invece è molto grassa. Sì, perché ma noi si toglie. Se mangia bene, la pelle è grassa. Senti, perché... e sembra uno straccio ormai la faraona. Hai tolto tutto. Sì, però ti farò vedere con la biambellina. Sì? Sì. Diceva la mia nonna, non per vantazione, ma le cose ci riesce a farle, capito? Certo, dopo tutte le faraone che hai allevato e sistemato. Allora, questa...
Guarda. La metto per il brodo, sì, ok? Benissimo. Va bene, per il brodo di Gabriele. Sì, Gabriele, portati via questa per il tuo brodino. Ora ecco qua. Il brodo, sì. Va bene. Guarda. E noi continuiamo. L'ali di Faraona si fa un bello spiedino, perché siccome se ne disossa tante, si fa un bello. Vedi, si leva questa e si fa un bello spiedino di Faraona con un po' di maiale, due peperoni e quello si dello spiedo che ti fai sempre, no? Ogni sì, anno vieni a farmi lo grande, grande spiedo. Allora, questa specie di straccetto che è diventata la Faraona, dopo la pubblicità vedremo come si trasformerà. No? Vedi, si leva questo. Pubblicità. Allora, con Stefano Falorni di Greve, ecco che stiamo facendo questa Faraona disossata, un grande impegno. Grande impegno un pochino. Invece con Gabriele di Ortignano... Non è che si improvvisano così. Ma t'ha finito questa pelle per pulire la macchina? Sì, la pelle per pulire la macchina. Guarda, sta, guarda, si mette qui, poi si piglia. Guarda. Aspetta, eh? Beh, giustamente avevo detto che la pelle era molto grassa rispetto a quella di altri polli. Oh, postabile. Quindi, questa è la Faraona, va bene? Va bene, crediamoci. Non l'avessimo vista, avremmo quasi, non saremmo neanche sicuri. Allora, scusami un attimo, voglio ricordare che noi stiamo facendo una Faraona ripiena con fichi secchi e questo arancio e la finocchiata di Montefioral, che sono curiosa di vedere di che cosa si tratti e di assaggiarla, ovvio, quello sì. Pepino, i tuoi profumini del Chianti, te lo metto io, guarda, un po' abbondante, perché qui ci sono diversi, c'è finocchio, cosa c'è? Poi, guarda, ora si mette... Che si mette? La metto anche sulla pelle? Sì, sì, anche sulla pelle un pochino. Mettiamo. Ora si sposta un pochino, la Faraona un pochino più in qua, si spacca la finocchiata. Allora, aspetta, per spaccare la finocchiata io vorrei... per favore prendere un altro, mettiamo in ordine, dammi il tuo tagliere. Subito. Tanto il panino per la finocchiata l'abbiamo pronto. Sì, il panino è già pronto. Poi? Grazie. Si mette questo. Poi abbiamo l'arancio, poi abbiamo i fichi secchi che ti metto qui. Abbiamo perso un fico, tieni qua, eccola. Due. Vai. E tre. Questo l'ho fatto. Il fico secco si spezza così, guarda a vedere. È parecchio secco, è questo. Ora, è durissimo, che fichi usi? Ora, ancora fichi secchi nuovi ci sono, sì. Questi sono duri, Sto scherzando. Senti, invece, sono molto curiosa di sapere, questa Montefioral è un posto veramente meraviglioso. Sì. E che caratteristiche ha questa qui? Guarda, te la faccio assaggiare. Che bella. È una pancetta. Prendiamo il pezzettino qui sotto capezzoli e basta, non tutta la pancia. E si sala con i semi di finocchio e si stagiona come un salame, non come una pancetta. Ma perché il Montefiorale è classico di lì? Ragazzi che si andava nelle case a lavorare in maiale a contadini, andavamo in questa casa del professor Del Gaudio. C'era questo. Lo so chi è il professor Del Gaudio. Bene. Il suo guardia andava sempre, metteva da parte questo finocchio e ci faceva fare questa pancetta. E noi si è rifatta, è un ricordo dell'infanzia. Quindi è un omaggio al professor Del Gaudio. Sì, e alla nostra giovinezza. Gioventù che abbiamo sempre, ma insomma non tanta. Che mantenete allora, comunque. Questa si mette qui. Ah, vedi, noi pensavamo, io e Gabriele stavamo guardando. Noi si aspettava la fettina. Aspettavamo. Aspetta, fammi. Quindi senti, è una sorta di pancetta nella parte più buona, quindi. La parte qui. E il seno della... No, e quello si butta via. Ah. Sta qui, e a pezzo li ce li hanno qui, noi si leva questo pezzettino qui. Sì, va bene, ho capito adesso, non ero molto esperta di suini. Senti, e questa sembra molto tirata e ben stagionata. No, tieni, Gabriele. Grazie. Perché questa andrebbe tagliata fine. Come un vellutino, un velo. Sì. Assaggiamo. Senti. Tagliamene ancora metà. Così? Vai. Fatto. Grazie. Allora, ci vorrebbe un bel pezzo di pane. Ci vuole, eccolo qui. E questi sono gli agrumi, uno, due e tre. E ci si è messo finocchiata, agrumi e Stefano, tempo perso. Non ti preoccupare, ci penso io. Deve essere tagliata molto fine, io poi guarda, vedo. Allora, intanto arrotoliamo tutto. Poi si mette, vedi?
Guarda, questo l'ho portato già fatto, ma ci vuole uova, carne macinata, pane. Senti, e si fa un rotolino così, guarda. Quindi, scusami, questa specie di gnoccone, che cos'è? Sarebbe fatto con l'uova, carne macinata di vitella e pane. Uova, carne macinata e pane. Va bene, vedi? Niente aromi. Guarda, ti faccio vedere. Mi è venuta dura come le pigne. Tieni, fatto, prova a tagliarla tu. È fatto. Oh, io la mangio così, è buona. Fatto. Sì. Fatto. Questo è il nuovo concetto, diciamo, dei polli o galantine, delle galantine, in questo caso di Faraona, perché sono... Guarda. Non vengono disossate come un tempo dall'intero, no? No, per fare la galantina si fanno intere. Ma come mai questo? Perché da una parte le è un pochino più dura perché è più magra. Mamma mia. E poi tu sei andata un po'... Anna Maria. Un po' a scappare, capito? Guarda, tu ti può vedere al mare. No, con i coltelli non sono molto brava. Però, ti posso far vedere al mare la farma? No? Armiamo. Guarda, sto armandola, guarda. Questa si chiama armatura. Va bene. Una. A greve avete tutti i nomi particolari. Comunque, questo alla fine sarà un piatto gustoso e facciamola tagliare a lui che è meglio. Sì, gustoso, ma soprattutto bello anche a vedersi, no? Buono. A vedere. Dovrebbe venire quellina. Una. Queste le vendi anche già preparate? No, solo preparate. Ma la Faraona nuda e cruda d'arrosto, no? Sì, la Faraona con osso. Oppure non se la può fare, ma la maggior parte si fanno noi, capito? Ecco, allora, questa è fatta. Questa è un'armaturina. Poi... Questa è l'armaturina. Poi prendiamo tutte foglioline di salvia. Hai un grande amore e grande precisione per la cucina, eh? Io preparo il legaccio. Preparo questo. Aspetta, perché mi ci vuole ancora delle fettine. Io passo sotto? Sì. Devo tagliare le fettine di Montefiorale? Aspetta, ci metto due fettine di Montefiorale. Taglio io, va. Sarà meglio, perché non è venuta tanto bene. Una. Gabriele, mi passi il grembiule, per favore? Subito. Grazie, il mio valletto. Una. Tutto mezzo. Mezzo, attento al microfono qui. Sì. Due. Grazie. Fatto. Allora, secondo me questa è molto più buona rispetto a una pancetta normale, no? Insomma, questa dà un valore. Poi è un piatto importante perché costa dei soldi, eh? Eh beh, certo. Aspetta, ecco. Te lo do dopo. Fammi fermare. Prima fammi aspetta un po' qua io, Ma è complicata la faccenda. Sì. Un nodino non si può fare, basta. Aspetta. Fijo. E fijo. Fammelo fare per benino, perché sì, qui sì. Siamo in televisione, Beh, guarda sì. Che lavoro, fammi ti insegno. Sarà meglio, guarda, capito. No, così non si può fare. Gabriele, vieni a reggere il filo. Lo sai due? Tieni, l'ho perso. Guarda, senta. Sì. Come, ma sei tagliato perché hai portato un filo già rotto. Guarda. Allora, il primo spago gli si dà sempre centrale. Uno, due, per marcare la metà, no? Perché... Diceva mio babbo, ho preso tanti scapaccioni da mio babbo, sì. Perché diceva i nodi se e gli spaghi vengono a pettine, tutti alla stessa distanza. Ma guarda, e mi dava, quando gli mettevo, scapaccioni, e mi faceva picchiare il capo. Per questo sei rimasto con qualche piccolo problema. Senta, perché mi fa la bellina, siamo in televisione, vedi? Il nodo è alla stessa altezza. Sì, però se permetti lo posso girare, sì, ecco, così facciamo il nodo di qua e facciamo vedere. Vabbè, però come fa a metterlo di là? E vabbè, hai detto che l'occhio vuole, guarda, sì. Te lo faccio io subito. Dai, allora, Aspetta, io faccio un nodino molto semplice. Ci metti il dito, forza. Il dito mettilo tu, Sengi, io me la faccio poi, un fiocchino. Una volta fatto, la sì, ti faccio vedere. Una volta tre, guarda, una volta fiocco. Tre spaghi. Sì, bello fatto. E ho fatto, guarda. Bene. Ecco. Poi, taglia. Senta, ti faccio vedere, una volta tre spaghi, diceva il babbo, la rigiri, di siccome nuovo. Qua è più grossa, oh, mamma mia. Si riparte di qua e si fa diventare uguale. Perché un'altra deve essere... volta così. No, così, no. No. Un altro modo. Tu devi dargli due spaghi, uno qui. Giù. Oh, mamma mia, giù. Quindi devo rilegare nel mezzo. Aspetta, va bene, allora nel dritto, frattempo lo dritto. Farò dritto, ok? Così. Allora nel frattempo, passamelo sì, sotto qua. Ho capito. Nel frattempo ricordiamo Oddio, appunto il nostro frenati. Quiz. Sì. E cioè, Stefano voleva sapere come si chiamava, però è un quiz un po' strano anche perché strano, se uno non sì. abita all'Amole mi dici come fa a sapere il nome no, della rosticcia? No, ma non è solo all'Amole, perché ah, no? all'Amole va. La chiamavano... in una certa maniera, ma in tanti posti si chiama in questo modo così. Io vado di così. Qua così, bene
La chiamano in questo modo? Sì. La chiamano... Vabbè. No, non me lo dire perché stanno telefonando, ma giustamente dicono suino. Insomma, rostinciana, ora dove lo metto? Ma dopo la svelta, eh? Ma senti, mica possiamo stare due ore... a legare la faraone, poi non essendoci essendoci tuo padre che mi dà il rimprovero, io faccio veloce. Sì. Abbastanza. Guarda, ora la disfo e la rifo, eh. Intanto senti. Vai, forza. Basta, tagliato, basta. Sistemato, vai. Tagliato di qua. Fammi vedere se va bene, va benissimo, sì. Dai, guarda, basta. Guarda. No, altro, basta. Guardate, rigiriamo, guardate che meraviglia, è a posto. Quindi, ora che si fa? Niente, ora si piglia, si mette un pochino d'olio. Va bene. Si rialza il fuoco, si mette l'olio. Ah, questa potrebbe essere fatta anche in forno, no, dimmi. No, guarda, perché? Si fa passare un pochino in padella o addirittura si mette subito in forno, perché questo è un ripieno. I ripieni devono andare in forno, perché devono essere cotti, devono riposare almeno un'oretta. Quindi deve arrivare il calore dentro. Poi via via si freddano, se no si spezza tutta. Invece se è un pochino freddina e riposata... Si taglia una bella fetta e poi il giorno dopo si riscalda il sughino. Sì. Questa si taglia fredda e si mette il sughino sopra. Benissimo. Perché ora il sughino, quando la bolle si può vedere... Sì, no, ora attento perché... Aspetta. No, e questo come dire? Ah, l'aspetto? Certo. Tieni, l'hai acceso, guarda. Adesso va bene, va bene. Telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, il suo nome? Sono Daniele. Daniele da Livorno? Com'è? È Daniele da Livorno? No, sono un pochino... No, di Livorno, ho fatto opposta, sono di Montevarchi. Di Montevarchi, mi scusi, ma siccome chiama tutte le sere Daniele da Livorno, pensavo che fosse lui. Senta, lei è mai stato a Greve da Stefano? Sì. Ecco. Sì, sì. Bravo. Sì, sì, sono stato diverse volte. Diverse volte. Quindi... Domenica pomeriggio... Ah sì, quindi lei ci va spesso la domenica pomeriggio? Sempre no, però quando posso un giro poi mi piace fare. Senta, lei va con la fidanzata tanto per saperlo? No, magari, vado con la moglie. Vabbè, insomma, un'eterna fidanzata potremmo dire. Allora, sì. Vediamo un attimo se lei, che spero sia un consumatore di pane, avrà l'opportunità di ricevere 30 kg di pane. Ha già un'idea, una bella merenda, una festa, qualcosa? Esatto, 30 kg di pane in un'unica soluzione sono tanti, a livello industriale. Ma allora facciamo come la signora precedentemente vincitrice, che lui dice da finire di soddisfare, lo daremo in due soluzioni, va bene, se no giustamente che cosa se ne fa. Intanto aspetta un attimo, lascia che cuocia lì. Dicevo, allora, mi dà la risposta su questa rostinciana o rosticciana che all'Amole, ma anche in altri posti, avrebbe un nome particolare. Prego. No, ci potrebbe essere diversi nomi, costoliccio, costoline. No, escludiamo costoline, sarebbe troppo semplice. E le do un'altra possibilità. È vicino, ma se non lo sa, non dice lo sa. Che è vicino a... lo so, ma se non lo sa, non lo sa. Se non lo sa, non lo sa, è ovvio. Provi un po'. Costoliccio. Non le viene costomiccio? Costoliccio. Costoliccio. No. Però, insomma... Oh, ma... Costoliccio e raggiolo. Costoliccio e ravaggiolo. Raggiolo, dico. Non lo costoliccio e raggiolo. Senta, io non ci capisco più nulla, però di sicuro non mi sembra il nome a cui faceva riferimento Stefano. Però la ringrazio tanto lo stesso di aver chiamato. Siamo sicuri che non è questo nome, Costoliccio? No, è vicino, ma non è la parola. Ti fa indovinare, ma... Ha quasi indovinato, ma non lo sa. Si chiama in un'altra maniera. Se Daniele. Se viene, si presenta, gli offro due bei bicchieri di vino. Allora va bene, però... Daniele, indipendentemente da questa vittoria mancata, se lei si presenterà a Greve e si farà riconoscere, ovviamente riceverà due bei bicchieri di vino. Va bene? Ha tirato a indovinare, però è vicino, eh? È contento? Posso essere vicino, sì. Se mi ci aggiunge anche eventualmente il libro che ci ha fatto, mi piacerebbe leggerlo perché deve essere molto interessante. Allora guardi, parlando con lui, sta veramente
Ha perfettamente ragione. Allora, volevamo infatti ricordare il tuo libro, il piccolo libro, sì, che è un po' la storia delle ricette legate al suo passato e ai suoi ricordi a Greve, e che è anche un po' un libro di ricette. Quindi, senta Daniele, allora, due bicchieri di vino li ha presi. Riceverà anche il libro? Possibile? Ma ha indovinato o no? No, ma insomma, scusa, ha detto che gli piacerebbe leggerlo, dai. Benissimo, via. Gli si regala. Deve cercare me però, Va bene. Me medesimo. Va bene. Mi cerchi io. Vino e due bicchieri di vino. Libro e due bicchieri di vino. Va bene, la ringrazio. Prego, Daniele, prego. Arrivederci. Vedrà che è un nome così strano che non ci sarebbe mai arrivato. Allora, a questo punto, arrivederci. Abbiamo quest'olio bello verdone. Da dove viene quest'olio? Da Castellina. Da Castellina. Ti ricordi quel cantante che cantava tutto francese, che cantava tutte le canzoncine quando eravamo giovani? No. Come si chiamava? Ferré. Non ti ricordi Ferré? Aspetta, com'era io? Agatha? No. Brava, anche Oresta. E perché? Ah, Agatha. Ma scusami, c'entra qualcosa con l'olio? Lui venne a Greve, a Castellina, comprò il potere. Poi lui il proprietario di questo? Poi, non sapevo. Morì subito. C'è la moglie. Capisco, allora non lasciamo perdere. Gabriele, c'è il fornello che scoppietta. Allora, ho capito perfettamente, quindi mi ricordo perfettamente di Nino Ferrer, anzi vagamente, ma non importa. E a questo punto noi abbiamo quella faraona che... Ora si fa un pochino, come si direbbe, diceva la mia nonna, a bruciacchiare da tutte le parti. Sì. E poi si mette in forno. A bruciacchiamo e poi mettiamo in forno. Come ha detto Stefano, tutto il pollo, l'agnello, tutto quello che ha un ripieno, è bene che venga messo in forno, così un po' come avviene con il pane, no? I panini ripieni, farciti, eccetera, eccetera. Qui più o meno ci vorrà quanto tempo di cottura? Un'oretta e mezzo, perché è grossa, eh? Un'oretta e mezza a 180. Ecco. Poi, posso dire una cosa? Dilla! Un giorno mi fai tornare con lui, sì, e si fa gli sfilatini ripieni di filetto di maiale. Ah, buono. Quindi sarebbe tutti ricoperti dalla finocchiata. Sarebbe il filetto in crosta. Filetto in crosta, di pane. Filetto in crosta di pane, non di quella si compra già fatta, come si chiama? La sfoglia, no? La sfoglia, No, no, noi quindi lo facciamo proprio all'italiana, alla toscana. Guarda bellino, come la pigliai. Mamma mia, bellissimo. Però qui conviene ripararsi un attimo. È leggermente... Avevamo detto che era cattiva la faraona. Allora, io vi ricordo di nuovo il quiz, ma credo che sia un po' difficile questo quiz, capito Stefano? Allora, però sembrerebbe un cuoco. Insomma, diciamo che lui spesso cucina per sua figlia, vero Stefano? Sì, anche per tutti. È un uomo generoso e multiforme. Allora, vogliamo ricordare nel frattempo la videata degli ingredienti che ci permette di ripassare un po' quello che abbiamo detto fino adesso. Stefano, ripassa. Allora, la faraona, va bene? Nella faraona si mette sale, pepe e profumo del Chianti, oppure un po' di battutino con la salvia e il rosmarino, come vogliono in casa, se lo fanno in casa. Poi questa è fatta con fichi secchi, finocchiata e arancia dentro. Poi si mette dentro un impasto di vitella, uova, formaggio e pane grattato. Si fa un bacino o come volete, un rotolino, e con la pelle si rigira il tutto. La viene anche più bellina, ma l'ha fatta l'Anna Maria. Guarda bellino, vedi, guarda. È molto bello, E si lega il tutto, si rimette finocchiata, fichi e arancia poi sopra, si passa appena appena in padella e poi si mette in forno per un'oretta e mezzo. Perfetto, a questo punto il si contorno... lascia un'ora a riposare e si mangia. Poi quella che avanza, perché avanza tanto sempre, non avanza direttamente, non avanza assolutamente. Il giorno dopo uguale. Ecco, guarda. Senti, volevo sapere il contorno perfetto per questo. Che cosa sono? Le verdure di campo saltate in padella, guarda, con l'aglio? Il contorno per questo qui, se posso. Le patatine e la smorte, vero? Lui le mette sempre. Le patatine si mettono in forno e non si ingrullisce. Poi si può fare dei fagioli bellini. Ma insomma, non vuoi andare nel campo a raccogliere le verdure? Io le vedrei molto bene. Poi le verdure, questa ora tutte le domeniche, mio babbo, quando ero ragazzo, tutte le domeniche si andava in Sagrona o nei campi a pigliare terratepoli, lattugaccio, tutte le erbe di campo. I e poi la mia mamma si metteva lì
e raperonzoli, si metteva lì a pulire tutte le starbe, e la domenica, solo la domenica, perché si mangiava l'insalata di campo. Sa, che buona! Guarda, cosa che non mi piaceva a me era l'aceto, perché i babbo avevano e invece doveva essere messo l'aceto, perché cuoce, perché queste verdure sono abbastanza... Lo so, però un po' mi piaceva a tutti le stesse cose. No, a me l'aceto non mi piace. Guarda, io rispetto assolutamente, guarda, a me invece piace, ma lasciamo perdere. Tanto non è che dobbiamo mangiare insieme, io e te. È vero. Scusa. Guarda, bellina, è bellissima, guarda, veramente bellissima. Vabbè. Sentiamo se c'è una telefonata, forse. No, non c'è ancora una telefonata. Io direi, scusami, potremmo dirlo noi, perché non è semplice. Costereccio, ma all'Amore addirittura lo chiamavano... con l'enne, Costereccio. Il Costereccio. O Costereccio, ma lo chiamano ancora, Il Costereccio. Costereccio, Costereccio. Allora, a questo punto, invece, io direi di passare i 30 kg di pane insieme a l'opportunità di venire da te per due persone. Gli dai primo, secondo? Vino? Gli do due piatti. Gli dai tutto quello due che... Due piatti e il vino, va bene? Due piatti, va bene, il vino. Due piatti e il vino e anche il vizzantino, dai. No, vizzantino. Vabbè, come non detto... A chi indovinerà cosa? Come si fa? Cos'è un manzo? Come si può definire un manzo? Un manzo. Un manzo. Da cosa si riconosce un manzo? Come si fa a dire questo è un manzo? Come deve essere un manzo? Cos'è un manzo? È un problema cosmico in questo momento. Meno male che arriva la pubblicità. Allora, come vedete, noi qui siamo dediti al taglio della pancetta di Montefiorale. Come si chiama? Finocchiata di Montefiorale. Perché lo senti il saporino di finocchio? Io ho sentito tutto. Infatti, guardate quante fette di pane ci siamo preparati e lui. Allora, vedete questa faraona che è qui davanti a me, dopo essere stata rosolata ben bene per un po' di tempo, andrà a finire in forno dove si completerà la cottura. Il forno, dicevamo, a 180 gradi, perché come suggerisce Gabriele, a 180 gradi, che meraviglia, si cuoce tutto. Si cuociono. Dammi un piatto. Le cose si cuociono e qui, non si seccano. Le cose si cuociono e non si seccano e, come suggeriva sempre Stefano, lasciata leggermente raffreddare è ancora più buona. Guarda, completa il mio e siamo a posto. Qui ci manca il vino a greve, giustamente. Ma il fiasco, quello gigante che viene esposto durante il periodo della festa, che fine fa durante il resto dell'anno? Non so. Informati. Mi informo. Informati. Quest'anno ce l'ha fatto di sugheri anche uno. Ah sì? Bene, allora, nel frattempo la possibilità di ricevere 30 kg di pane più un piatto più due bicchieri presso il bistrò del Stefano Falorni a Greve a colui o colei che indovinerà come un manzo. Non lo so. Sì, come si fa? Come si fa a definire uno un manzo? Cos'è un manzo? Cos'è che si definisce un manzo? Quando uno dice sei un manzo... No, è un manzo. No, va bene. Non è un manzo. Perfetto. Allora, ecco. Metto qui i panini con la finocchiata e andiamo alla crostata. Alla crostata. Prego, allora. Gabriele, allora, noi togliamo facciamo, un po' le briciole qua. Un po' di briciole, leviamo... Ma voi due siete un po'... Un po' disordinatelli? No, eh? Sì. No, sì. Va bene. No, sì. Allora, necessario, ci vuole farina, 3 uova, ci vuole un uovo intero e 2 torli, 150 burro. Grammi di burro, 150 grammi di zucchero, 350 grammi di farina. E questa serve per la... E vedo anche il lievito di birra. No, metti? Il lievito di birra l'hai messo per compagnia. L'ho messo per compagnia, questo si toglie. Poi, allora, il limone grattato, mezzo limone grattato. E poi la marmellata, che bella gelatinosa questa qui, tremolante di mirtilli, allora, guardate che fa tanto bene. Allora, cominciamo. Senti, questa è una pasta frolla classica? Una pasta frolla classica, sì. Beh, allora. Io invece ho una ricetta diversa, anch'io 250 di farina, 125 di burro, 125 di zucchero, un uovo e basta, un pizzico di sale. Sì. E la... Ma ci sono vari modi per farla, veramente. C'è per esempio quella per i biscotti, c'è molto più burro. Perché deve essere più deve friabile? Deve essere più friabile. Troppo burrosa alla fine stucca un po', sì, vero? Io sarei anche per me. Dato vecchio stanno i miei amici.
Porca miseria, tu mi dici di raggiolo, tutta l'altra parte. Mi sono sbagliato. Oh. Buona sapersi, ti sei svegliato così, a Prato Vecchio stanno i tuoi amici, amici di Prato Vecchio. Perché quando si cominciava una certa età, la mente, a volte... Allora, che ora questa dice che fai dei brutti scherzi. Devo impastare bene insieme. Ecco. Una cosa, una particolarità, la pasta sfoglia sarebbe... Frolla. La pasta frolla sarebbe meglio farla con gli ingredienti freddissimi. Allora, senti, io invece pensavo... Senti il burro l'opposto. Come profuma questo qui? È strano, non è un profumo del burro che è quello che te la do in casa. E che burro è questo qui? È un burro di panna? Me lo dico dopo. Ma ci facciamo una fetta di pane, burro e marmellata? No, con l'acciughe. Con l'acciughe? Ma cosa c'entra le acciughe? Che abbiamo la marmellata. Ma è un burro strano, molto forte. È molto forte. Rinuncio. Allora, io pensavo invece, come mi hanno suggerito altri cuochi, che il burro dovesse essere messo a burro pomata. No. No, perché... Perché? Allora, questi dove li butto? Questi dove lo butti? Aspetta, te lo do io. Aspetta, aspetta. Ma che? Prendi che un bicchiere, guardali. Un bicchiere. No, no, abbiamo, ci sono... Abbiamo detto... per esempio, che parecchi usano... La Chiara? La Chiara. Sì, la Chiara. Sento, Oh... Vai giù. Mamma mia. Vai. Ma preso. Disastroso. Che si fa? Due. Ancora? Due e uno intero. Forse, ma lo sai, c'è un ma non fare così. Oh mamma mia. Prendi un uovo di nuovo. Basta. Che pasticcio. Ti insegno io, guarda. No, aspetta. Scusami, ma mi ribello. Guarda. Vengo. Vieni tu. No, ma a me mi serve più, No, lo so che non ti serve, ma allora ti insegno io. Ok, prendi, dammi una mano. Che, io? Sì, certo. No, una mano qui a mo' di cucchiaio. Ah! Vieni. No, per farti imbrattare la mano l'ha inventata di tutte. Che adesso lascia filtrare la Chiara, allarga leggermente. Voilà, guarda, ecco fatto. 300 va uno. Così. Tu mi hai imbrattato tutta la mano. L'avevo detto. Ora c'ha di mezzo dopo. Ma non è possibile! Oddio mio! Che disastro! Ma che disastro del Zuber! Allora, ma che dai! Il segreto è lasciare filtrare la Chiara fra le dita e rimane il tuorlo. Lo fanno tutti i pasticceri. Non so perché. No. Sì, no, te lo dico io. Ma tu sei un fornaio, scusami, è diverso. Ma poi io lo faccio poco a questo lavoro. Insomma, io, vabbè. Mi piace più fare quindi, il pane. La farina invece abbiamo detto la 350. 300 grammi. Allora ora mi ci vuole. Questo posso grattare? Sì. Ma con che? Con la cortella. Non la vedo. Guarda, io rinuncio, vieni pure tu. Vieni Stefano, grazie Stefano, per vieni il piacere. Qua, perché la grattugia non c'è. No, la grattugia non c'è. Vieni. Ma senti, non lo so. Ma no, questo è proprio un pasticcio. No, che? Vieni, no, la favola. No, la favola lo so perché è un profumino incredibile. Senti, il profumo? Sì, però ci vuole un mucchio di tempo qui. Così ci vuole un po' più di tempo. Ci voleva la grattugia, però ora ci si mette anche un po' di succo qua dentro. Un po' di succo? Senti, sì. Hai bisogno che ti allunghi un po' la farina? No. Lo zucchero tolgo? Lo zucchero via. Senti, io vado ad accendere il forno. Sì, quindi brava. Sono più tranquilla. Guarda, 180, succo, ecco, 180. Vai di succo. Ancora? Anna Maria, vai di succo. Dimmi, il succo? Basta. Basta, diventa acido, credo, no? No. No, no. Col burro. Lo sai il limone? Non lo volevo dire segreto, ma anche nel profumo di chianti c'è la scorza di limone. Questo perché non ve lo limone, so. Il limone si mette da tutte le parti. Il limone sta anche bene. Anche quando si sala la roba, nella soprassata, da tutte le parti. No, ma io sono d'accordo con voi. Nella soprassata c'è proprio il pezzettino, poi, non di limone. Ho la fortuna di avere questi amici a Positano, io mi regalano sempre anche limoni voi. E poi limoncello. Ma guarda, io di limoncello sono un'esperta. Buonissimo, anch'io. Di quello buono, quell'altro mi dà la testa. Quando vengo la prossima volta te lo porto. Davvero? Il limoncello fatto in casa, perché fuori era un freddo boia, l'ho fatto in casa. Oddio, va bene. Comunque il limoncello, quello diciamo industriale, va? Sì.
è molto più forte dalla testa, quello normale invece no. Io ci metto 400 grammi d'acqua in più, su un litro di alcol metto 400 grammi di acqua in più di normale, mi viene a basso grado. Ti viene a basso grado, però sempre molto molto buono. Allora, Maria, dimmi caro. Un pizzico di farina. Un pizzico di farina, aspetta, vieni. Un pizzico di farina. Quanto un pizzico è questo? Vai, butta. Sì. Vai. Ci siamo ancora? Quasi. No, no, basta, basta. Va. Dovrebbe essere. Allora, la pasta frolla deve essere. La teglia ce l'avevamo lì, deve rimanere però un attimino ferma, vero? Sì, deve rimanere un quarto d'ora ferma per essere. Per essere lavorata ancora meglio. Fra l'altro, il momento in cui si vede che la pasta frolla praticamente è lavorata completa. Sempre, sì. È perché lascia la farina, vedete qua. Non la prende più. Smette di prenderla da sé, in effetti, quando è pronta. Però ancora. Ancora non è pronta. Quindi. Manca pochissimo, lo sento. Lo senti? Lo sento, me lo sento nelle mani. Io sento che siamo tutti impasticciati, ma va bene. Così deve essere. Ti do un po' di farina per le mani? No, basta, basta. Se deve staccare da solo. Se fa questo lavoro, se chiama la tua moglie al telefono? Non sono sposato. Ah, tu sei sposato? No, ero sposato. Allora sei libero per le fornaie, potremmo dire. C'ho una compagna. Ah, c'è la compagna, va bene. Compagna e bimbo. Compagna non è la moglie. Insomma, ma vabbè. Ma lo sa, quando lavoro mi telefona mica, mi compagna. Persona seria. Senti, gli orari dei fornai non sono orari così semplici, vero? Sono abbastanza faticosi. Ecco, ora me lo levo di qui e lo lavoro. Tra l'altro io l'adoro anche da cruda, quella mi piace moltissimo. Telefonata, pronto? Sì, pronto? Buonasera, il suo nome? Buonasera, sono Anna Maria, come lei? Ah, buonasera Anna Maria. La sto guardando tutte le sere. Grazie, guarda, da una Firenze. Grande. Grazie, è una grande soddisfazione sapere che i nostri telespettatori sono così affezionati. Senta, certo, Anna Maria. Certo, vediamo delle belle ricette come quella di stasera della faraona. Ha visto, guardi, già è vanesio lui, È una bella ricetta, una bellissima ricetta. Io l'ho fatta con le castagne, con il ripieno dei marroni dentro. Tipo americano. Buonissima, sta dicendo lui tipo americano. È venuta una cosa stupenda. Eccola, guarda. È stupenda la sua, quella con i marroni, o questa, tutte e due? Ma quella la devo ancora fare, quella che ho visto stasera la farò sicuramente. Guardi, è buonissima anche con dentro le mele, i pezzi di mela, è molto molto buona. Allora senta Anna Maria, però guardi la pasta frolla, guardi che bella pasta frolla che ha fatto il nostro. Sì, sì. Non avrei mai detto. La sto vedendo, sì, è ha visto bellissima. Che meraviglia. Lei ha un suggerimento su questa ricetta di pasta frolla o no? Aspetta. No. Ma è un suggerimento in che senso? Nel si senso può fare lei tante ha una cose, variante? Si può fare con le mele, con altra frutta? No, dicevo, se lei ha una variante di pasta frolla rispetto ai 350 di farina, 150 di zucchero, 150 di burro e due uova intere, due tuorli. No, la ricetta mi sembra giusta, no. Quella giusta, va bene. Perfetta, perfetta. Allora, Anna Maria, il manzo, com'è un manzo? Come si definisce? Non so cosa voglia sapere lui. Cos'è un manzo? Cos'è un manzo? Sì, il manzo è il padre del vitello. Il padre del vitello. No, non può essere padre, guardi, manzo. Manzo non può essere padre, non può visto. Essere padre, guardi. Non mi faccia suggerire. Il manzo non può essere padre. E allora cosa può essere? È un toro, padre di manzo. Che è? Il manzo. Il manzo è il vitellone adulto. Fermi. Anna Maria, scusi. Non ho seguito, ma loro sembravano indignati. No. Questa certezza è che. Il manzo non è il padre. Ora non c'è più, è solo in Piemonte. In Piemonte ancora hanno i manzi. Allora, Anna Maria. Anche da noi qualche manzo, te lo dico. Allora. Senta, lui non ha mai visto i manzi, lui ha i manzi, comunque sia, questo manzo deve avere qualcosa, non averla più, per cui non può essere il padre delle vitelle. No, non può essere padre. Ma va il bene. Padre nel senso, ma... Anna Maria, senta, qui ci viene da ridere, perché? Perché io non so che cosa voglia lui sapere esattamente. Appunto, cerchiamo non capisco di... più nulla nemmeno io. Cerchiamo di capirlo meglio, cos'è che vuoi sapere? Se sanno cos'è un manzo, finito. Lei sa cos'è un manzo? No, lei ha detto. Lo sa.
No, perché l'ha detto il padre del vitello. Lo sa, sapere tutto nella vita. Il vitellone adulto, è che lei è un manzo. Il vitellone adulto. No, il vitellone è un vitellone. Il manzo è il manzo, il bove è il bove. Può essere anche sempre la stessa bestia, ma il manzo ha una particolarità. Perché diventa manzo? È come una vitellina di latte. Perché diventa sorana? Perché diventa vacca? Perché... Eppure, che tu ridi? È vero, hai ragione. No, io rido perché mi sembra, Anna Maria, io sarei nelle peste come lei, perché non saprei, a meno che essere uno laureato in agraria, mi vengono delle risposte abbastanza banali. Prima signora, non so da cosa era, ma la mia nonna, per esempio, era un contadino. Prima, quando ero un bambino piccino, I campi si l'aratro lo tirava il bove. Va bene. Va bene. Se lei si ricorda come era il bove, manzo è quasi uguale. E ha le corna? Quello di certo. Vabbè, allora senta Anna Maria, io non so la risposta. Lei vuole tentare qualcos'altro? Ma se mi chiedete qualcos'altro, No, sempre sul manzo. Telefonata. Sempre sul manzo. Niente. Niente. Anna Maria, la saluto con affetto e grazie per la sua fedeltà. Faccia la faraona, signora. Va bene. Allora, a questo punto, che cos'è il manzo? Non si sa. A questo punto, noi la nostra. L'ho stesa in una teglia. Queste qui sono quelle che si compra al supermercato. Sì, quelle piccoline. Sono quelle piccoline. Non c'è bisogno né di infarinarle, sono antiaderenti. Va bene, quelle tipo in domopac. Sì, tipo quella lì. Ecco, se io invece avessi come ho delle vecchie tortiere, no? Che ci metto? Pezzettino di burro. Sì. Posso? Simburra. Certo, simburra. Fallo qua, per favore. Sì, simburra così, per benino, da tutte le parti. Poi, pochino di farina di nuovo. Pochino di farina, basta. Ecco. Vedi? Vai. Tac. Pronta. Ed è pronta. Avete visto? Quindi se uno avesse la tortiera... Ecco qua, va bene. Al destro. Allora, marmellata. Quindi ne facciamo due di crostate. Facciamone due. No, ce l'abbiamo. Sì. Vabbè, mettiamola, copriamola. Questa va benissimo per il giorno dopo. Questa la può incartare nella carta... Stagnola? No, quella trasparente. Sì. Ah sì, la pellicola trasparente la mette in frigorifero, la dopo anche dopo due giorni. Vai, tieni questa per te, per casa, per farla. Certo. Telefonata, pronto. Pronto? Buonasera, il suo nome? Giovanna. Giovanna, da dove telefona? Da Pomarance. Da Pomarance? Pomarancio? Pistoia. Pomarance, vicino Pistoia? No, in provincia di Pisa. In provincia di Pisa, vedi? Allora, senta, lei sa fare le crostate? Sì. Ha un bambino piccolo a casa? Una nipotina. La nipotina, senti. Beh, la... Le zia, mica no. Senti. La nipotina. Una certa età. Zia. È zia, è la nipotina, voce. Quindi no, zia. sono nonna di una bimba di 4 voce, anni. Sembra 20 anni. Silenzio invece di corteggiare la mia telespettatrice. Senta, loro stanno dicendo che lei sembra che abbia 20 anni. No, più del doppio. Più del doppio, però è una nonna baby, no, lei? Senta, ma questa nipotina quanto ha? Ha 3 anni e mezzo. Si chiama Maria. C'è anche un cane in sottofondo? Sì, lo sento perché sente che parlo diversamente, allora m'abbaia. Ecco, capito tutto. Allora, senta, vediamo un attimo, il manzo che caratteristiche ha? Allora, il manzo è un giovane bovino castrato. È un giovane bovino... Castrato? Castrato? Sì. È un giovane bovino castrato. No, ripartiamo dal 3. Ripartiamo, dice. Allora, è castrato. Poi, via un'altra cosa, forza. È la carne del bovino. Ma guarda là, che guardi me, io non lo so. Signora, signora, guardi. Allora, è castrato, è giusto. Va bene, allora... Sì. Quello che non è giusto è giovane. È giovane, ma lei l'ha detto tipo giovane verde. Ma viene castrato da giovane. No. Ma signora, senti, io faccio la... Non è giovane, io cerco di aiutarla, signora, però non è giovane. Allora via, non va bene la risposta in conclusione. Allora è adulto. E allora no, ormai la risposta non va più bene, ha detto, perché va bene o non va bene? Scusami, ce lo puoi dire, per favore? Allora guardi, il manzo
è castrato, sì, e deve, sì, avere per essere un manzo, ma quattro denti grossi, ma, in bocca. Ma scusa, cioè, a dire quanto è la sua nipotina. Scusami, ma Stefano, ma chi ha vinto? No, lei, signora, ce l'ha arrivato, l'ho fatta vincere, perché signora, ah, l'hai fatta vincere. Ma come faceva a sapere dei denti in bocca? Se uno sa che gli hai in manzo, no, allora ha capito, signora. Ma ci dica cosa deve essere un, come deve essere un manzo. Oddio. Allora deve essere un, come? Castrato, e deve avere quattro denti in bocca. Bene, con un'età? Con un'età adulta. Detto? Adulta, no, glielo ho detto ora. Ma, senti, ma basta con questi giochini, signora. 4 anni, signora, 4 anni. Di sicuro, 4 questo anni. 4 anni. Lei venga pure, allora, a bottega fermo, mia. Fermo che la facciamo vedere. Allora, di sicuro il manzo è castrato, di sicuro ha 4 denti in bocca. E di grossi, sicuro grossi, pasta, troppa pasta. Ma a me piace, no, a me quanti piace denti fitta. Denti sopra, quanti denti sopra ha il manzo? Di sopra, signora, quanti denti ha sopra il manzo? No, un vitello. Qualsiasi vitello di sopra, quanti denti ha? Ma che ne so? Come ne basta, so? Guarda, non basta, signora, non lo so. Questi sono pazzi. Signora, lei venga in macelleria. Vai. E lei prende, andiamo, con il suo marito, con chi vuole, le do due piatti. Va bene, signora? Può venire dalle 11, dalle 10 la mattina alle 7 e mezzo la sera. Siamo benissimo, va bene. Signora, basta, bravissima. Manzo o non manzo, lei ha vinto. Per l'indirizzo è tutto. Signora, ora il centralinista provvede dalla regia. Grazie. E si quanti denti basta hanno di sopra Bovini. Basta, guarda, ti dico io, l'hanno? Ce n'hanno 7. Non ce n'hanno punti, non ce n'hanno denti. Vabbè, non Bovini importa. Va bene, meglio così. Io voglio finire la nostra crostata di Gabriele, per la quale abbiamo bisogno di un forno che cuoce a 180 gradi. Per quanti minuti? Per 18 minuti. 15, vedi che ti è venuta minuti male tutta 18. Sbilenca? È normale, l'ho fatta a mano. Non prego, fatta mica con la stampo videata degli ingredienti che ci ricorda la ricetta. Allora, sono 300 grammi di farina, 150 di zucchero e 150 di burro, un uovo intero e due torli, un po' di scorza di limone e un pizzichino di sale. Allora, prima si impasta il burro. Si impasta il burro con lo zucchero, poi si lavora ben bene, aggiungendo via via gli ingredienti. La farina. E poi si cuoce. E poi si mangia. Arrivederci a tutti con Stefano Falorni, che già sta mettendo tutto a posto, e Gabriele. Linea al telegiornale come al solito.